Ciao a tutti e benvenuti alla 23esima puntata del Songo. Forse l'ultima perché è molto probabile che domani finisca il mondo. Già, il mio testamento da youtuber è la canzone che forse più di tutte racchiude l'ansia e l'attesa prima di questo fatidico 21 dicembre. Sto parlando di The Final Countdown di Europe, prima pubblicato come singolo nel febbraio del 1986 e poi incluso nell'album The Final Countdown nel maggio dello stesso anno. Il significato del brano sta già tutto nel titolo. Difatti parla del conto alla rovescia prima di abbandonare il pianeta Terra per andare verso Venere. Non si sa però se questa partenza è da parte di due ragazzi o da parte di tutta la popolazione mondiale. E non è chiaro nemmeno il motivo, anche se probabilmente è o per il disgusto verso la politica mondiale, ci troviamo in un clima allora di piena guerra fredda, oppure per un'apocalittica esplosione del mondo, che però potrebbe accadere fra qualche ora. La canzone inizia con un riff di tastiera tra i più belli della storia della musica, molto gasante e melodico, seguito poco dopo da tutti gli strumenti. Dopo questa intro strumentale ci sono due strofe al ritornello e poi arriva uno degli assoli di chitarra più belli di tutti gli anni 80. Molto veloce ma nello stesso tempo estremamente orecchiabile. E inoltre viene ripreso il ritornello che viene ripetuto più volte e pian piano va a sfumare. In quest'ultima parte degni di nota sono gli acuti del cantante Joy Tempest. Ed è proprio quest'ultimo il compositore del brano, nonché di quasi tutto il repertorio della band svedese. Il riff di tastiera l'aveva composto all'incirca 4 anni prima dell'uscita del singolo, quando Tempest lavorava in una discoteca e gli era stato commissionato di scrivere una melodia strumentale da inserire durante l'attesa dei clienti fuori dal locale. Pensate un po' in che circostanze nascono certi brani. Inoltre il cantante degli Europe affermò che per la composizione di The Final Countdown si è ispirato a Space Oddity, il primo singolo di grande successo mondiale di David Bowie, canzone che riguarda l'abbandono della Terra a bordo di un razzo a causa di una guerra nucleare. Inizialmente gli Europe non volevano includere questo brano all'interno dell'album, visto che non erano per niente convinti della sua qualità, ma poi all'ultimo decisero di inserirlo, e fu la più grande fortuna della band. The Final Countdown difatti è stato uno dei più grandi successi della storia della musica, con ben 12 milioni di copie e vendute in tutto il mondo, ed è stata in vetta in classifica in ben 25 nazioni. Addirittura dalla stazione israeliana Hermi Radio è stata definita la canzone più bella di sempre. È un peccato che però gli Europe dai più sono stati identificati esclusivamente con questo singolo, perché hanno composto anche altri pezzi bellissimi, come Carrie, Rock the Night e tante altre. Però The Final Countdown è una colonna portante di tutti gli anni 80, se non forse la canzone più rappresentativa di questo decennio. Inoltre ritengo una di quei brani impossibili da odiare, più o meno. Difatti nel 2000 è stato fatto un remix veramente rivoltante del brano, intitolato The Final Countdown 2000. È stata difatti mixata la canzone originaria con una base dance veramente banale e squallida, rovinandola completamente. Tanto che gli stessi Europe ripudiano questa trovata commerciale. Detto ciò, volevo fare una breve riflessione. Forse l'ultima se questa fine del mondo arriva imperterrita. Cioè che sono contento, quasi entusiasta, che un buco nero o un'esplosione o quello che è prenda il nostro piccolo pianeta pieno di cattiverie e di ipocrisia. È perché così almeno non vengono più remixate queste canzoni! Non avete salvata una, ma che sia una di perla della storia della musica! Quindi i vostri fottuti remix metteteveli nel... E questa era The Final Countdown di Europe. Il link della canzone ve lo metto qui. Ditemi che cosa ne pensate di questa canzone attraverso un commento o un video risposta. Qualora la puntata di oggi vi sia piaciuta, mettete mi piace, condividete sui vostri social network, iscrivetevi qualora non aveste ancora fatto, con la speranza di rivederci dopo questo fatidico 21 dicembre. Quindi speriamo di rivederci presto. Ciao! Caro scaldacollo, forse mi potrò salvare grazie a te. Vediamo se è vero quello che mi dicesti quando ti...